Aficionado pay pubblico di Sadici Clippari, ben ritrovati per una nuovissima puntata di Torta di Riso. In studio Enrico Balmontin e Andrea Ciccone, alla conduzione della trasmissione dei Mille Perché. Per esempio, perché i giardinetti pubblici da polmone verde della città si sono trasformati in una succursale di traumatologia d'urgenza? Perché ai tempi di Socrate chi saltava nel fuoco era considerato un temerario ed oggi può ambire al massimo al titolo di imbecille del giorno? Perché negli ultimi 10.000 anni siamo stati felici anche senza il bungee jumping? E perché in India si può divorziare con 3 sms mentre in Italia devi fare carte bollate e spendere un fracco di soldi di avvocati? Perché? Perché tu devi sia io che te non si da sposare. Poi magari vai a vedere un sms in India, magari costa 12.000 euro. Ma comunque è più pratico sicuramente, no? Al di là di questo, a questa e altre domande può esserci risposta nel nostro inconsiderabile sommario. In questa puntata, nuove tendenze, il freezing bidet, dagli orari l'incredibile novità che abbina deltaplano a igiene personale, ma non solo, per cucina e dintorni oggi la ricetta della bistecca di cavallo alla pugliese. Che languorino e tanti altri antipastini e stuzzichini che ci portano dritti in bocca alla prima rubrica. È il momento di vai, è il tuo momento. E se è il momento di vai, è il tuo momento, vuol dire che è il tuo momento. Ci sono due momenti nella stessa frase. E questo è il momento loro. Sono una coppia russa di performer. Sono così tanto dell'est che non so neanche se sono più russi. Eh beh, no, sono russi, solo si guarda anche proprio i caratteri cirillici. È un talent e loro devono dimostrare la loro bravura. Questo è proprio il loro momento. Però purtroppo qualcosa va storto, lo vedremo adesso. La performance è terrificante, però. Lei viene tranciata da lui. E sembrava proprio Chiellini quando ti entra. Purtroppo, però lei non riesce a rialzarsi perché si è rotta proprio la gamba. Sì, menisco e anche il legamento collaterale destro. Ma siccome lo spettacolo deve andare avanti, lei canta lo stesso, mamma mia che dolore. È schifo, infatti urla più che altro. Però è credibile in questa forma. E vediamo, di dolore. Spacca anche la caviglia, mi sembra. Purtroppo mi sa che va tutto quanto in cacca, cioè l'esperimento va male. È un eufemismo, secondo me. Finisce così, con lei in lacrime e lui che dice, ma fai schifo. Te l'ho detto di dimagrire. Hai fatto ridere dall'Etna al Monviso, complimenti, sei su Torta di Riso. Ancora Russia, ancora un programma televisivo sportivo. Sì, guardiamo un attimo. Lei si sta... Cosa? Non si sente? Come si chiama? Manr? Non si sente Manr. Baboroba? Non si capisce, però non si sente la mazza, Manr. Manr, il microfono, sì. Se ce l'hai fra le tette, allora, Ecco, esce fuori finalmente il microfono, Cigna. Sentiamo. Bella vocina, Cigna. Molliamola subito, perché adesso è il momento degli scherzi stupidi di Babbioni Burloni. Dove non si sa mai se l'imbecille è lo scherzato o lo scherzante. Qua in generale c'è anche la prova proprio di quanto possa essere imbecille anche lo scherzato. Interessante però raccogliere foto così. Spaventi questi... la gente, esatto. Con selfie. Sì, facciamoci un selfie a sorpresa, ma questa qua cos'è? Gli è uscito il sangue dal naso. Mamma mia, questo gli viene un infarto. Molto vecchio. Del vecchio miliardario. Vengono bene però queste foto qua. Ricapitolando, allora, tu sei entrato nella sala bingo, hai visto che era piena di vecchietti e hai tirato un nido di calabroni inferociti dentro. Ma perché? Così sbaglio. Ma come così sbaglio? È uno scherzo casalingo. Beh, insomma, comunque anch'io se poi mi trovassi della gente così alle spalle con un accento. Lui sta parlando con altri via Skype. Aia, non capisce cosa stia succedendo. Si spaventa e dice, ah, ma è uno scherzo. Ma uno scherzo, però chi è quello lì? Lui se la bossa, come dire, la bozza, ma secondo me... E all'inizio sembra che non sia neanche riuscito lo scherzo, ma adesso invece è tutt'altra cosa. Qui, finalmente, come dici tu, se l'è disegnata la Corsica, non è mutante. Si è fatto male all'anca, tra l'altro. Ridono come pazzi e lui ride con il balletto. E l'altro in una sorta di accesso razzistico lo pilano anche a calcio. Questo sarebbe stato uno scherzo, ma lasciamoli e andiamo alla prossima rubrica. C'è Brown Moments. I momenti più marroni da ricordare insieme. E andiamo a un marrone molto scuro, subito partiamo da un marrone molto... È un momentaccio. Sicuramente addirittura questi amici hanno voluto fare una specie di finta telecronaca dell'evento. Lo studio, vedete che c'è una bella ragazza dietro sullo sfondo. È l'unica cosa interessante perché il resto fa schifo. Lui sta spiegando che adesso praticamente cosa farà. Fare salto con gli sci e lo fa subito, diciamo. No, non fa niente, si accartoccia immediatamente, sono degli ubriaconi. Gran bella prova. Andiamo, un meraviglioso balletto. E qua la pila, vedete, è quasi finita, però riesce ancora ad avere energia per catturare questo Brown Moment. Questo Brown Moment, vediamo, l'hanno provato per anni e finalmente sono alla prima. Ma abbiamo un filmato che non sia russo o sovietico in generale o no? Vabbè, allora la pila può anche finire. Che questo è più interessante, sì, perché l'uomo che non sentiva freddo, però le sente le risate. Non allacciava neanche anche le scarpe. Fatti più male! Fatti più male! Dai, 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 dai! Oh,
San Nicolao. È tornato San Nicolao a terrorizzare i bambini di una scuola elementare. Briaco marcio, come al solito. Nido. Fa la sua solita figuraccia. Grande San Nicolao. Grande brown moment di San Nicolao. Rimaniamo nello Stalag 24 e vediamo la festa del compleanno del fratello di Pavarotti. Deve fare una prova particolare. La prova qual è? Di bere un po' meno, non so. La numerosa famiglia lo supporta, ma vedete. Mica troppo. Lo sopporta. Questo era l'ultimo dei momenti marroni. Andiamo subito con Parking on Ice. La difficoltà di parcheggiare sulla neve. Comunque la tecnica da usare, ecco. Sul ghiaccio si parcheggia mica tanto bene. Ma certo, purtroppo non ce la fa, si pica. Tanto da una cilindrata nel furgone, prima cosa. Ma perché non voleva parcheggiare proprio lì, voleva parcheggiare più sotto. Più sotto, infatti. È anche grazioso come muove questo guarda come grosso si mette bene. Macchinone. Guarda come riesce a parcheggiare, altro che America, guarda qua. Dici che non gliela fanno la multa lì? No, lì no. Qua invece arriva quel sgarzolino, la metto qua, dice. Davanti tanto a casa del mio amico, non ho preso la mia, ma va bene. Qua è dura, No, ma comunque tengono bene tutti quanti le ruote girate, come dire, speriamo di fermarci almeno così. Ma vedi che parcheggiano poi bene tutti. Allora. Questo addirittura è il park assist, c'è il tipo che lo gira direttamente. Non è digitale, bravo. È manuale. Guardi capo, c'è un solo testimone e dice che è un imbecille. Tanto io ci levo la patente. Oh, bravo. Avanti con i parking on ice, prova a parcheggiare, però è proprio su quelle salite un po' traditrici. Sembra quelle di Castelletto di Genova. Ci sono gli aiuti che vengono a portare a mangiare. Si stanno organizzando, giustamente. Cosa devono fare? Sta portando le merendine al bambino. E boom! Questa parcheggia anche lui come può. Ma è arrivato il momento del nostro reality sovietico. Condominio Potemkin. In questa puntata la famiglia Zyuganov sfida la famiglia Pertushenko. E la sfida consiste nel gettare gavettoni dall'ultimo piano di questo palazzo, che è alto però 80 metri. Non sia i piani. Questa è la famiglia Pertushenko, mi sembra, sì. Sì, i Zyuganov sono quelli con le pignatine in testa che devono evitare di prendere il gavettone. L'unica cosa è che hanno queste pentole che però sono di carta stagnola praticamente. Diciamo per la precisione, 2 hanno una pentola, è carina, l'unica carina. Ricordiamo che un chilo d'acqua, un litro d'acqua da questa altezza arriva giù con una violenza che è praticamente una tonnellata in testa. Non tutti quanti sono stati aiutati, uno c'ha un catino di gomma che non serve a niente. Beh, le altre pentole non mi sembrano resistentissime comunque. Però questo qua infatti piglia. L'hai presa, il catino l'ha presa. L'hai presa Dimitri, è un po' più grossa in effetti. Pazza, pazza idea questa gara. Questi reality russi sono sempre bellissimi. Questo è l'autore di riferimento. Guarda come funziona il numero. Un killer, un assassino. Nessuno chiaramente nel condominio fa caso a questa cosa. Oh, magari quotidianamente succede di tutto nel condominio Potemkin. E adesso andiamo un po' a vedere che vita fanno gli incastrati. Ma proprio incastrati, non dalla polizia. Anzi, in questo caso mi sembra una donna incastrata. Una donna che però ci fa vedere come si è incastrata. Almeno seguiamo il procedimento da rinizio. Ha fatto il gioco della ragnatela in mezzo al bosco innevato. Sì, bella idea. L'ha fatto nel bosco innevato. È una forma di bondage, così un po' light, diciamo leggera. Per spogliarsi, fa un po' freddo. Questa mi sembra un caso abbastanza limite. Questa non va neanche bene per il ragù di neutrini su Urano. Invece questo è proprio incastrato di brutto. Non si capisce se ha cercato di uscire e scappare dalla moglie oppure entrare in casa a rubare. In caserma proprio, sta entrando a rubare. Bella scena, complimenti. Lo sapevi che... Ah, hanno troncato col tronchese quelle fastidiose sbarre. Sbarre che momentaneamente abbandonerà per trovarne delle altre. Nel frattempo spaccano anche il vetro di casa, perché i pompieri, sai come sono, se ne battono un po' l'anima. Spaccano sempre i pompieri, si fanno bene. Che cosa che spacca tutto il giorno. Ma come ha fatto a incastrarsi lì a quel modo? Lo so, sentiamo direttamente la sua testimonianza. Parole sante, io direi di sottoscriverle in pieno. Adesso Andrea, cosa succede? Adesso ci sarebbe una comunicazione di servizio, ma siccome siamo animi sensibili, non ve la facciamo a parole, ve la facciamo cantando. A questo punto sai cosa si fa? Dobbiamo andare in pubblicità. Ci rivediamo tra poco qua, subito dopo la pubblicità. Torta di riso, no, non è finita, non è finita. Ci rivediamo, voi non cambiate, mi raccomando. Ci teniamo,
ci paccate, noi vi aspettiamo.